Benvenuti, in questa lezione impareremo le basi di Blender per poter modellare ma soprattutto per poter fare texturing e UV mapping. Il programma da scaricare è Blender dal sito blender.org, scaricate la versione per il vostro sistema operativo. Se vi viene offerta la scelta fra versione standard o zip, preferite quella zip perché è portabile. Basta scompattarla in una cartella e lanciare l'eseguibile. Se vi viene offerta la scelta fra 32 e 64 bit e non sapete quanti bit ha il vostro computer, nel dubbio scaricate la versione a 32 bit. Una volta entrati nel programma, vedrete uno splash, cliccandolo sparisce e compare la scena di default in una configurazione di finestre standard. Riconoscete le finestre di Blender perché sono delimitate da un triangolino in basso a sinistra ad uno in alto a destra. Le finestre principali sono la finestra di modellazione 3D che normalmente trovate sulla sinistra e occupa la maggior parte dello schermo. Sulla destra vedete due finestre, una per il layout e una per le proprietà. In basso vedete le finestre della linea del tempo per fare animazioni che potete tranquillamente ignorare. La finestra 3D, oltre a mostrare la scena di base, può visualizzare una colonna a sinistra chiamata anche strumenti e una colonna a destra chiamata trasformazioni. Queste due colonne possono essere rimosse spostando il loro bordo in modo da farle scomparire. Per farle riapparire si può premere sulla piccola icona più oppure usare NET come tasti veloci. Una cosa importantissima è la possibilità di aggiungere finestre, e in particolare la finestra di UV Map Editor sulla destra della finestra 3D. Per farlo cliccate e trascinate a sinistra il triangolino in alto a destra della finestra 3D. In questo modo vedrete due copie della finestra. Per cancellare una finestra erroneamente creata, potete trascinare il triangolino a destra della finestra a sinistra, ma questa volta nella direzione della finestra da cancellare. Modificate il tipo di editor della nuova finestra come UV Map Editor e a questo punto vedrete una sorta di carta millimetrata che rappresenterà la UV Map che andremo a progettare. Cominceremo a modellare una moneta. La prima cosa da fare è selezionare con il tasto destro del mouse il cubo, che apparirà con bordo aranciato e con le frecce nelle tre direzioni. L'insieme delle frecce si chiama manipolatore e può essere cliccato in questi tre tasti. È possibile avere tre tipi di manipolatore: trascinatore anche abbreviato G, rotatore abbreviato R e scalatore abbreviato S per modificare le dimensioni. Cancelliamo il cubo con il tasto di cancellazione oppure con X e diamo conferma. Con il comando Shift A, scegliamo Mesh, e quindi Cylinder. Apparirà un cilindro che non assomiglia alla nostra moneta. Dobbiamo allora schiacciare questo cilindro fino a farlo dell'altezza giusta. Per schiacciarlo lungo l'asse Z, premiamo S, Z, e poi trasciniamo il mouse finché non siamo soddisfatti e quindi clicchiamo con il tasto sinistro del mouse o anche con il tasto di invio. Ora dobbiamo generare la UV Map, per fare ciò dobbiamo andare in Edit Mode, cosa che si può fare premendo Tab oppure da questa impostazione. Tab entra ed esce da Edit Mode ed è un tasto rapido molto usato. In Edit Mode vedrete tutti i vertici della moneta selezionati e quindi di colore arancio. A questo punto premete U e scegliete l'opzione Smart UV Project, aumentate il margine di separazione fra le isole 0 e 03, questa correzione è molto importante, per avere tutte le isole ben staccate e cliccate OK. Sulla destra vedrete apparire la caratteristica gabbia UV, dove potete riconoscere le due facce della moneta e le tre parti della striscia che rappresenta il contorno. Ora non ci resta che trovare una fotografia di una moneta da un euro. Andiamo su internet e cerchiamo ad esempio 1 euro Bimetal Italy e troveremo un ottimo punto di partenza. Salviamo questa immagine e poi andiamo nella finestra UV, dove avevamo la UV Map che avevamo costruito prima, e clicchiamo su Image, Open Image, e scegliamo la nostra immagine dove l'abbiamo salvata su disco. Vedrete che la UV Map risulta associata a questa immagine e si deforma a seconda delle proporzioni di questa. Ora i nostri cerchi sono diventati delle ellissi. Ora impareremo a manipolare le parti della UV. Se andate in prossimità di uno dei punti della UV Map e cliccate L, vedrete che verranno selezionati tutti i punti collegati. Selezioniamo quindi tutta la parte relativa al bordo, aggiungendo via via le sue parti.
cominciamo a cliccare L, mettendoci sulla parte a sinistra. Vedrete che una parte di questa sezione diventa arancio, ora tenete premuto Shift, e mettete il cursore su una parte non selezionata, e quindi premete L di nuovo, in questo modo si aggiungerà una seconda parte, ripetete il procedimento per le parti residue. Quando tutta la parte relativa al bordo è stata selezionata, potete ridimensionarla e spostarla usando G per spostarla, S, X per allargarla o restringerla lungo l'asse orizzontale, completate con invio tasto destro, S, Y per allargarla o restringerla lungo l'asse verticale. Il nostro obiettivo è di ridurre questa zona fino a metterla in un angolo innocuo della nostra UV map, per il momento la lasciamo in un'area bianca. Ora possiamo concentrarci sulle facce della moneta, ma prima di proseguire accertiamoci di avere un riscontro visuale di quello che faremo, quindi dobbiamo abilitare il display della mappatura direttamente sulla finestra 3D. Ci sono vari modi, quello che useremo consiste nell'aprire la colonna di destra, trasformazioni, usando il tasto rapido N, e cerchiamo nella colonna display, che rappresenta una specie di cartella di opzioni, e selezioniamo l'opzione texture solid, in questo modo vedremo l'effetto della UV map direttamente sulla moneta visualizzata e possiamo vedere l'effetto finale in modo facile ed immediato. Riclicchiamo N, per avere più spazio, possiamo orbitare attorno alla moneta, utilizzando il mouse, trascinandolo con il tasto centrale premuto, oppure possiamo avvicinarci o allontanarci ruotando la rotellina. Ora dobbiamo manipolare le ellissi corrispondenti alle due facce in modo da averle esattamente sovrapposte all'immagine, usando combinazioni di L per selezionare, G per spostare, SX per accorciare orizzontalmente, SY per accorciare verticalmente. Ripetiamo il procedimento per la seconda ellisse, controllando sempre dalla finestra 3D che quanto fatto sia coerente. Possiamo anche ruotare con R, il cerchio corrispondente o l'UV map, in modo che sia ruotato in modo corretto. Se per caso vedessimo le facce invertite come se fossero specchiate, possiamo correggerle usando l'apposita opzione di mirror attorno all'asse X, avendo selezionato la faccia che ci interessa. Se vogliamo che il bordo sia di colore oro dobbiamo ora selezionarlo, ricordate che l'avevamo messo in un angolo, usando la selezione a bordo, che si ottiene premendo B, e poi definendo un'area di selezione come in SL, attenzione a deselezionare prima tutto, usando il tasto rapido A, che seleziona tutto o deseleziona tutto, e poi fate la vostra selezione. Per finire la texturizzazione occorre aggiungere un materiale con la corretta UV, altrimenti quando importato in SL le texture non verranno applicate. Andate quindi sulla finestra delle proprietà e cliccate prima sul piccolo più a destra in modo da aggiungere uno slot per il materiale e poi cliccate sul tasto di nuovo materiale. Andate in basso fino a trovare facce texture e selezionate l'opzione. Per essere sicuri di avere fatto tutto correttamente dovete fare una foto con il tasto F12, se vedete le texture applicate allora potete esportare in formato con l'ADA, DAE, e importare il tutto in SL. Per questa prima puntata è tutto, ci vediamo al prossimo venerdì.